Ehi la ciurma, io sono MazzaTess e ci ritroviamo qui su Plantera non tanto per farne un altro episodio, ma più che altro perché è lo sfondo occasionale, diciamo, che posso utilizzare per parlarvi di cose più importanti del canale. Tra l'altro, se per caso non avete visto il video su Plantera, dovrebbe essere uscito qualche giorno fa, possibilmente, e niente, andatelo a vedere, qui faccio la recensione di quello a cui sto giocando, così capite magari anche che cosa sta succedendo sullo schermo. Comunque questo video è un pochettino un video spiegazione per chi non segue la mia pagina Facebook, su cui probabilmente avrò già spiegato un attimo la situazione come faccio solitamente. E niente, la sessione esami come ogni semestre si sta... Cos'è sto rumore? Ah, tra l'altro ho tolto l'audio del volume della musica perché l'altra volta era davvero troppo alto, me ne sono accorto purtroppo troppo tardi. E niente, sto giro ho messo semplicemente i rumori perché purtroppo dal gioco non è possibile impostare il volume della musica, e da mixer audio di Windows non influisce per niente la questione, quindi per andare a incasinare le impostazioni audio sono rimasto qui. Comunque non perdiamoci in chiacchiere. Allora, sto uomo qua. Allora, la questione è che la sessione esami, come al solito, si avvicina, quindi io con questo video vorrei un attimo scusarmi anche con chi non ha messo mi piace sulla mia pagina Facebook, in cui ho spiegato la situazione, del fatto che ci saranno video molto sporadici, magari salteranno anche delle settimane i video, perché non ho tempo da dedicare al canale, ho davvero parecchi esami da finire di preparare, come al solito sono in ritardo, e voi direte sì, è colpa tua, e lo so, è colpa mia. Ma alla fin fine, se siete studenti anche voi o se lo siete stati, sapete un po' com'è la situazione. Quindi in questo periodo purtroppo dovrò mettere in pausa soprattutto le serie più impegnative, come possono essere Magic, Spore e anche Mindtest. No, soprattutto Mindtest purtroppo, perché la situazione, cioè, è un po' incasinata e quindi non posso dedicarmi a qualcosa che mi porta via tanto tempo. Fin tanto che faccio un video su Plantera qua, devo cliccare, boh, e quindi il gioco lo conosco, devo dire solo due cosettine così, come editing non ci vuole niente, e quindi ottima cosa. Se per caso invece devo mettermi su Mindtest e pensare a cosa fare, come farlo, e leggermi le varie novità, adesso uscirà la nuova versione eccetera eccetera, è un po' più lento, mi ci vuole più tempo e meno occasionale, quindi è un po' così. Ma come allo stesso modo in questo periodo non gioco a niente di particolarmente complesso, perché già studiando tutto il giorno cose molto complesse, mi butto su un Plantera che devo cliccare, boh, e picchiare sto lupo. Vattene lupo, maledetto lupo che mi vuole rubare tutto. E quindi niente ragazzi, questo era semplicemente per dire questo. Avrei potuto farlo con una specie di vlog, ma non c'avevo lo sbatti di montare su un video eccetera eccetera. Dai, lo facciamo poi per i 300. Dai. Boh, detto questo, il video è durato molto poco, ma era giusto per spiegarvi la situazione. Spero di tornare il più presto possibile, non so quando, ma verosimilmente fine di giugno, metà luglio, se non più tardi, perché la sessione è davvero molto impegnativa e chi è studente universitario lo può capire, immagino. E quindi abbiate pazienza, cercate di supportarmi guardando magari qualche serie vecchia che non avete ancora visto, come per esempio potrebbe essere Sid Meier's Pirates, che in questo periodo sta riprendendo un po' il vigore, oppure Child of Light, che è una serie che a me è piaciuta un sacco ma che ha avuto poche visualizzazioni, potrebbe essere l'occasione per andare a visualizzarla, o un sacco di altri video passati che non avete avuto occasione di vedere e di apprezzare, o di non spammare di mi piace. Ci vediamo prossimamente, spero il prima possibile, magari con un altro video così molto sporadico, se riesco. Buona giornata a tutti, vi invito a lasciare un mi piace come al solito, e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, e mettere mi piace sulla pagina Facebook, in cui farò degli aggiornamenti un pochettino più frequenti sulla situazione e su eventuali video in uscita. Ciao a tutti!
e buona giornata. Ciao!